Et merci, monsieur l'ambassadeur. De, de, de ma part, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Euh, vous allez signer, les présidents de Confindustrie et de MEDEF, euh, cette déclaration commune. Et c'est quelque chose d'important. Je sais que vous, vous y avez travaillé pour beaucoup de temps. Permettez moi de vous adresser seulement quelques mots in italien e poi on va, va partecipare alla cerimonia de la, della signatura. Ringrazio e do il benvenuto eh, a tutti in questo bellissimo Palazzo Farnese ringraziando l'ambasciatore per, per il suo lavoro. Sappiamo benissimo che. Non è solo la geografia a determinare le relazioni straordinarie che ci sono tra i nostri due Paesi, relazioni che affondano le radici, le radici in tempi ovviamente antichissimi e che sono, vorrei dire innanzitutto, relazioni culturali, sociali, di vicinanza, di comunanza. Credo che è difficile per noi italiani immaginare un paese al quale ci sentiamo più vicini, e non solo geograficamente, della Francia. Poi sappiamo anche che questo essere vicini, sentirsi con un destino comune, oltre che della storia, della civiltà, della cultura, si alimenta delle nostre relazioni economiche e commerciali, che sono anch'esse straordinarie. Siamo entrambi il secondo partner economico commerciale l'uno dell'altro. Non vi dirò chi è il primo, ma forse avete... ed è, ed è lo stesso <ride> sia per l'Italia che per la Francia. E questo volume di rapporti commerciali, di investimenti francesi in Italia, italiani in Francia, è assolutamente... Straordinario. E quindi credo che abbia un suo rilievo particolare il fatto che la dichiarazione congiunta che oggi firmate si collochi in un momento nel quale tra i nostri due Paesi, grazie a un'idea scaturita nell'incontro che i due governi hanno avuto a Lione l'anno scorso, si lavora anche per. Arrivare alla conclusione di un trattato eh, bilaterale tra Francia e Italia, che il presidente Macron ha suggerito di chiamare Trattato del Quirinale, e noi ovviamente siamo stati felici e onorati di raccogliere questa, questa suggestione. Qui ci sono anche i, i tre eh, saggi, entre ma no, sono saggi veramente. Eh, italiani che lavoreranno insieme a, al governo e alle rappresentanze ufficiali a questo trattato, eh, Paola Severino, Franco Bassanini e Marco Piantini, eh, tre persone di grandissima esperienza e competenza che potranno, assieme ai loro tre colleghi francesi, credo, fare un ottimo lavoro per arrivare a questo trattato. Dice, serve un trattato per. I rapporti tra due paesi così vicini, con relazioni così antiche, io credo che sia molto importante perché ci aiuterà a dare più sistematicità alle nostre relazioni. Io non ho mai ignorato la centralità assoluta del rapporto tra Francia e Germania che deriva dalla storia e da una storia che è all'origine dell'Unione Europea ovviamente. Però ho sempre un po' invidiato tra francesi e tedeschi la capacità che c'è su molti dossier di lavorare insieme, di, tra ministeri, tra grandi strutture, in un certo senso di eh, cucinare insieme ricette che poi vengono eh, condivise sul piano europeo. E io penso che Italia e Francia possono fare. Qualche cosa di simile, anche se qualsiasi paragone tra il trattato del Quirinale e il trattato dell'Eliseo, che compie 55 anni e ha quel significato storico, sarebbe francamente un po' pittoresco. Però questa esigenza di dare forza e sistematicità a questi rapporti credo che sia sentita, utile e molto importante anche per il vostro lavoro, per il lavoro delle imprese che hanno un grande interesse a regole condivise, certezza di regole condivise, che sarà una delle questioni al centro della discussione di questo trattato. Anche perché le nostre imprese francesi e italiane sono imprese che spesso competono anche tra loro, ma sono comunque attori fondamentali di un percorso di consolidamento di imprese a livello europeo e se non lo fossero verrebbero meno alla responsabilità storica che in questo momento abbiamo. Quindi quando cominciamo a fare dei passi in questa direzione, penso all'aerospazio, penso a, a, alla cantieristica navale, quando facciamo dei o ai microci. Quando facciamo dei passi in questa direzione facciamo, io credo, esattamente quello che è il nostro dovere. Oggi Francia e Italia sono due paesi accomunati da processi di riforme molto importanti, che hanno tempistiche diverse ma tutto sommato contenuti e obiettivi simili e sono accomunate, direi, in modo particolarissimo dalla condivisione di un'ambizione europea. Per noi, del governo italiano, ma non solo del governo, la vittoria elettorale del Presidente Macron è stata una delle notizie più importanti del 2017. Ed è stato uno dei segni del superamento di quella crisi drammatica che l'Unione Europea aveva attraversato l'anno precedente. Adesso sembrano, passa, sembra passata tantissimo tempo, ma io ricordo perfettamente quel 24 giugno all'alba, anzi verso le 4 di mattina, noi fummo convocati in una riunione ristretta del Governo in cui si scoprì, dopo essere andati a dormire pensando che avesse vinto il Remain che aveva vinto il Leave. E quella decisione del popolo britannico sembrava un po' il culmine di una crisi europea quasi irrisolvibile, perché si incrociava con lunghi anni di difficoltà e di recessione e con la crisi migratoria apparentemente irrisolvibile. Abbiamo alle spalle un 2017 nel quale... Io ogni tanto scherzo dicendo che l'inverno dello scontento europeo si è sciolto al sole del Campidoglio nel marzo dell'anno scorso, quando abbiamo celebrato i 60 anni dei trattati eh, europei. Ed effettivamente c'era, per chi l'ha visto quella, in quella cerimonia, forse l'ambasciatore era presente, un clima comunque, c'era un clima non solo atmosferico di un'Europa che voleva prendere Brexit come un wake up call e un elemento a cui reagire. Il 2017 è stato un anno in cui molti degli elementi di crisi si sono allineati su una strada positiva. La vittoria del Presidente Macron è stato uno degli episodi fondamentali da questo punto di vista. È stato importantissimo che ci si, si sia realizzata in fondo una convergenza in tutte le economie europee, sia pure con ritmi diversi, ma anche questi ritmi stanno gradualmente convergendo verso la crescita, cosa in, difficilmente prevedibile due o tre anni fa. Oggi constatiamo non solo una crescita generale dell'Eurozona, ma anche una convergenza nella crescita. E forse un contributo non secondario è stato dato anche nel nostro paese, dal nostro Paese nell'affrontare la terza delle grandi motivazioni di crisi dell'Unione Europea, che era ed è tuttora costituita dai flussi migratori incontrollati e gestiti dalla criminalità dei trafficanti. Perché certamente da questo punto di vista l'Italia ha dato un esempio straordinario apprezzato dall'intera Unione Europea del fatto che si può invertire e gestire una situazione così difficile. Quindi il 2018 che si apre e che ha dei passaggi non scontati, per esempio le elezioni in Italia, è un anno che può rappresentare per l'Europa dopo il superamento della Tempesta perfetta del 2016. Dopo un 2017 in cui gli astri si allineano apparentemente in una buona direzione, il 2018 può costituire, come ripetiamo spesso tra alcuni dei leader dei grandi paesi europei, l'anno di una ripresa di ambizione in Europa. Certo bisogna ancora attraversare alcuni passaggi, bisogna farlo in Germania bisogna farlo nel nostro Paese, ma le condizioni sono lì e sono lì perché c'è chiarissimamente, anzitutto a livello globale, una domanda di Europa, c'è una domanda di Europa alla quale non possiamo rispondere semplicemente riproponendo i punti di forza che certamente la costruzione dell'Unione Europea ha messo in luce negli ultimi, in questi decenni, frutto dell'approccio funzionalista, della possibilità di costruire gradualmente sulla forza di attrazione economico-commerciale dell'Unione Europea, oggi se non si fanno dei passi ulteriori, Probabilmente questo non basta più. Quando si dice ambizione europea, capacità di rispondere in modo ambizioso a una domanda di Europa, lo si fa immaginando di proporre un modello europeo che è certamente un modello economico e quindi completamento dell'unione monetaria, dell'unione bancaria, ma è anche un modello sociale che rivendichiamo a testa alta, l'economia sociale di mercato, quello che rappresenta anche la responsabilità sociale da parte delle imprese, è un modello dal punto di vista del libero commercio a livello internazionale, di cui l'Europa deve essere non solo portatrice nella discussione sui valori, ma anche attuatrice nelle occasioni che ci si aprono davanti. Io penso che sia molto importante arrivare ad esempio a una conclusione rapida e positiva degli accordi con i paesi di Mercosur nel, nelle prossime settimane e apprezzo lo sforzo che sta facendo anche la Francia per superare alcune comprensibili difficoltà che eh, il, il contesto economico eh, francese può avere su alcuni punti di questo, di questo accordo. E poi un modello che coniuga efficienza e sviluppo economico con democrazia e libertà. Una cosa di una banalità impressionante ma è che è tornata di straordinaria attualità negli ultimi anni. Perché sapete benissimo che l'idea di poter disaccoppiare la crescita, l'efficienza, lo sviluppo economico dalla democrazia e dalla libertà è andata facendosi strada in alcune parti del mondo ed è un'idea che a noi non piace, a noi italiani, a noi francesi non piace. Quindi abbiamo una responsabilità e un'ambizione notevole che dobbiamo cercare di esercitare, prendendoci le nostre responsabilità sul piano della difesa comune, sul piano della costruzione di attori industriali a scala europea e mondiale lavorando sulla cooperazione tra i grandi paesi europei e in particolare tra l'Italia e la Francia. E qui torniamo all'importanza del vostro incontro, che veramente saluto con grande piacere e soddisfazione. Lo considero veramente una tappa importante di un percorso che se siamo coraggiosi ci può portare veramente lontano. Grazie e buona serata a tutti.